Per la preparazione delle crepe occorrono 2 uova, 250 ml di latte, 100 g di farina, 20 g di burro e del sale. Per il ripieno invece utilizzeremo dell'olio extravergine di oliva, 250 g di ricotta, 80 g di salmone e un porro grande tagliato a rondelle. Procediamo come prima cosa con la preparazione delle crepe, in quanto l'impasto una volta pronto andrà messo in frigo a riposare per circa 30 minuti, 30 minuti che ci occorreranno per preparare poi il ripieno. Quindi preparo l'impasto mettendo nel boccale tutti gli ingredienti insieme ed azionando 30 secondi a velocità 5. Quindi verso le uova, il latte, la farina, il sale ed il pezzettino di burro. Chiudo il coperchio e parto con tempi e velocità. Quindi abbiamo detto 30 secondi. Ora velocità 5 e do il via. L'impasto è pronto, andiamolo a mettere in una ciotola di vetro. Ecco pronto l'impasto delle crepe, adesso lo vado a posizionare in frigo per 30 minuti. Lavo il boccale e vi mostro come preparare il ripieno. Dopo aver lavato bene il boccale, procedo alla preparazione del ripieno. Andrò a mettere all'interno del boccale l'olio e il porro e vado ad impostare la funzione automatica rosolare per 3 minuti. Quindi verso l'olio. Diciamo mi regolo così senza avere una quantità fissa. Il porro. Ed imposto la funzione automatica rosolare, scendo da 7 a 3 minuti e do il via. Terminata la rosolatura del porro, andremo a mettere all'interno del boccale il salmone. Una volta messo il salmone, andiamo di nuovo ad impostare la funzione rosolare sempre per 3 minuti. Passiamo da 7 a 3 e diamo il via. Anche la rosolatura del salmone è terminata, andiamo ad aprire il coperchio. Questo è il risultato. Adesso andiamo a portare con una spatola quello che è salito sulle pareti del boccale, lo portiamo sul fondo e andiamo ad impostare la funzione di cottura normale per un tempo di 7 minuti a 100 gradi. Quindi torniamo alla funzione di cottura normale. E impostiamo 7 minuti, velocità 1, 100 gradi. Terminata la cottura, andiamo a frullare il tutto impostando 10 secondi a velocità 5. Mi dà l'avviso, ma io dico continua. E una volta terminata la frullatura, andiamo a mettere il sale e la ricotta. Ho messo la ricotta, adesso metto il sale. Dopodiché procedo a frullare di nuovo 10 secondi a velocità 5. 10 secondi, velocità 5. Ecco
Questo è il risultato, lo metto in una ciotola e lo faccio freddare. Il ripieno è pronto, quindi adesso posso procedere alla preparazione delle crepe con la modalità classica in padella oppure se avete una crepiera. Preparo le crepe e ci rivediamo dopo per la farcitura. Le nostre crepe sono pronte, adesso proviamo a farcirle in questa maniera. Prendiamo una piccola cucchiaiata di impasto, mettiamo in un angolo della crepe, spargendolo. Dopodiché pieghiamo la crepe a metà, cercando di sigillare questa parte. E di nuovo a metà. Quando saranno tutte pronte, le metteremo in una pirofila, le copriremo con un sugo allungato con besciamella. Preparo le crepe e vi faccio vedere. Le crepe sono nella teglia, come vi ho detto, andiamo a coprirle con un sugo fatto semplicemente con polpa di pomodoro e allungata con un po' di besciamella, un sugo molto semplice. Ecco le crepe pronte per essere infornate a 180 gradi per 20-30 minuti a seconda della potenza del vostro forno e ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco sfornate le crepe, adesso vado ad impiattarle e vi faccio vedere l'interno tagliandone una. Ecco le messe nel piatto, apriamo le nostre crepe e vediamo l'interno. Guardate. Sono perfette e pronte per essere gustate. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video e a seguirmi sul canale In Cucina con Messier. Vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia, dove potete confrontarvi con gli utenti su tantissime altre ricette, comprese le nostre. E vi invito anche, se volete scoprire altre ricette simpatiche da realizzare sia con il Connect che con il Plus, a seguire il sito www.messiericette.it. E buona cucina per tutti!